con le amministrative a fine maggio probabilmente e le elezioni regionali in autunno. Arriviamo con l'onda lunga della vittoria alle elezioni amministrative dello scorso autunno, con il pieno che abbiamo fatto ai ballottaggi insieme con il Movimento 5 Stelle, e abbiamo le carte in regola per fare bene anche adesso. L'ipotesi di un accordo con Forza Italia, come più volte abbiamo detto, non è neanche all'ordine del giorno. Un conto sono gli incontri formali, istituzionali, per alcune vicende che riguardano le questioni d'aula parlamentare, e un conto sono le trattative politiche, dove è escluso ogni rapporto con Forza Italia. Il perimetro per Palermo lo decideranno gli organismi, la direzione regionale. È chiaro che nella possibilità di allargamento bisogna fare un ragionamento con tutte le forze che oggi compongono la coalizione. È stato un percorso lungo quello che ha visto anche a Palermo il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico insieme, eventuali allargamenti ovviamente andranno condivisi con tutta questa parte della coalizione che abbiamo costruito fino adesso. Noi abbiamo sempre ribadito che il Partito Democratico è la casa delle primarie. Le primarie vanno condivise con tutta la coalizione, quindi più che chiederlo al Partito Democratico bisogna chiederlo alle altre forze autorevolissime della coalizione, che in questo momento, fino adesso almeno, non hanno mai dato un assenso formale alle primarie a Palermo. Io ho detto a qualche vostro collega che rispetto ad altri anni, ad altre stagioni, le candidature stanno maturando dopo, non per una moda di questi tempi, ma perché le campagne elettorali si fanno molto sui social, quindi le campagne elettorali sono diventate più incisive e più veloci. Non è un caso che nessuna dei grandi comuni al voto è stata definita una candidatura in modo netto, né da parte del centrodestra né da parte del centrosinistra. Quindi è un tempo che stiamo vivendo, anche il tempo del Covid che ha rallentato le riunioni in presenza, e poi la circostanza che ancora l'assessorato non ha fissato la data delle elezioni certamente incide. Credo che il tema è anche in questo caso quello dell'inclusione. La società civile può avere proposte di assoluto valore, anche a cui possiamo riconoscere la candidatura a sindaco, ma è chiaro che l'attenzione al Partito Democratico è stata sempre forte, fortissima nei confronti delle associazioni, dei mondi vitali, della società civile, delle periferie, che è un altro tema che riguarda Palermo come tutte le altre grandi città.